capito, lo sapevo! Il cookie and cream di Petillone è semplicemente favoloso. Eh sì, è valsa la pena fare mezz'ora di coda. Prova. Già, è vero, mi rincresce tanto. Lo sai, mi sarebbe piaciuto se tu ne avessi potuto assaggiare un po'. Ma non devi preoccuparti, Nuki. Anche se non puoi capire quanto è buono questo gelato, il piccolo Nuki a me piace tanto ugualmente. Ehi, senti. Oh. Se non hai niente da fare, ti va di prendere un tè insieme a me? Eh? Sai, conosco un bel locale dove fanno delle torte davvero eccezionali. Dici sul serio? Sono sicuro che ti piacerà moltissimo, fidati. Allora, ti va di andarci? Aspetta un momento, vorrei farti una domanda. Cioè? Lo vedi lui? Eh? Ma di chi stai parlando? Vabbè, se non lo vedi, pazienza. Ciao, ciao. Ehi, ma di che cosa stavi parlando? Dai, non prendermi in giro. Dove stai andando? Al Palazzo del Congresso Nazionale. Al Palazzo del Congresso Nazionale? E a fare cosa? Beh, ecco, sto andando là a parlare della fine del mondo. Andiamo, Inuki. Sta tranquillo. Avevo già preso la decisione di non frequentare le persone che non riescono a vederti. Nessuno in grado di vederti oltre a me. Nonna! Tutti mi dicono che sono una bugiarda! Tutti mi dicono che Inuki non si vede! Eppure lui è qui accanto a me! Perché tutti quanti continuano a dire che racconto delle frottole? Inuki esiste davvero! Ed è lì al tuo fianco! Però per tutti gli altri è invisibile. Perché, nonna? Perché per gli altri Inuki è invisibile? Dimmi, perché solamente io riesco a vederlo? Vuoi sapere perché? Inuki è un cane che appartiene solo a te e ti terrà compagnia per tutta la vita. È per questo che lo vedi solamente tu. Significa che tutte le altre persone non ce l'hanno? No, non ce l'hanno. È un potere che possiedi solamente tu, piccola mia. Ma io non voglio un potere come questo, non mi serve! Purtroppo questo è proprio impossibile, perché tu diventerai una delle stelle destinate a decidere della sorte e del futuro di questo nostro mondo. Però le persone che incontreremo al Palazzo del Congresso Nazionale potranno vederti. Almeno questo è quello che mi ha detto la nonna. E se davvero sarà così, finalmente tu e io non ci sentiremo più tanto soli. Sarà bello che anche altre persone ti possano accarezzare, vero Inuki? Oh, ehi! Tesoro, ma cos'è stato? Ti senti bene? Non ti sei fatto male? Si può sapere che diavolo è successo? Ah, Inuki, sei stato bravissimo. Oh, su, adesso andiamo. Sì. Perbacco, che eroe. Eh? Complimenti. Molto bravo. Hai un bel cane, eh? È un po' strano, però è proprio un bel cane. Ti è successo qualcosa, ragazzina? Ma adesso che cosa ti prende? Ho per caso fatto qualcosa di sbagliato? La prego di scusarmi. Mi spiace tanto. Non è nulla, davvero. Dici sul serio, me lo giuri? Sei sicura che vada tutto bene? Sì. Adesso devo andare. Una persona che ti vede. Sei convinta di quello che stai facendo?
Pensi ancora che sia così necessario che Kamui e io incontriamo la principessa? Ma comunque, sta pure tranquilla. Dopotutto dovrebbe essere al corrente del fatto che la stiamo venendo a trovare. Non per niente lei è la principessa sognatrice. Controlla nell'ombra tutta la politica del Giappone. È importante che sappiate una cosa. La principessa Hinoto è disabile, non è in grado né di udire, né di parlare, né tantomeno di camminare e muoversi normalmente come le altre persone. Mi raccomando, cercate di comportarvi in modo educato. Stai dicendo sul serio? E in che modo potremmo comunicare? Parlate normalmente, come se nulla fosse, e lei vi risponderà parlando alla vostra anima. Ah, capisco. Non ci sarà nessun problema. Principessa Hinoto. Prego, entrate pure. Vi stavo aspettando. Benvenuto, Kamui. E un benvenuto anche a voi, visitatore del Monte Koya. Vi prego, avvicinatevi. E come ha detto lei? Sembra che la principessa stia parlando normalmente. Vi chiedo scusa per il mio comportamento dell'altro giorno. Ah, eri tu a spiarmi di nascosto. Allora non è la prima volta che vi incontrate? In realtà no. Desideravo conoscere l'aspetto di Kamui e non ho potuto fare a meno di utilizzare la tecnica della visione remota. Tuttavia ho avuto l'impressione che Kamui si fosse accorto della mia presenza in quel luogo. Oh, decisamente degno di Kamui. Non immaginavo che fossi ancora vivo. Su, 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 ora calmatevi. Cerchiamo di mantenere la calma. È importante. I CEO di Koya, ascoltate. Volevo ringraziarvi infinitamente per aver accompagnato Kamui fino a qui. Vi prego di credermi, non vedevo l'ora di incontrarvi per fare la vostra conoscenza. Ah, ma no, figurati. Non è il caso che mi ringrazio, finirei col mettermi in imbarazzo. Anche per me è fantastico conoscerti, principessa. Anche perché, se non ricordo male, quel testardo del vecchio Shimi aveva un certo debole per te e credo gli piacessi. Ma se proprio devo dirla tutta, piaci molto anche a me. Sul serio. Tra l'altro dimostri molti meno anni di quelli che hai, sembri molto più giovane. Ma è la verità, che credete? Coraggio, Kamui. Immagino che in questo momento ci siano molte cose che vuoi conoscere. Forza, fatele spiegare dalla principessa. Allora, principessa? Tu mi conosci? Sai chi sono veramente? Allora dimmelo. Su, porgetemi la vostra mano. Sta tranquillo, Kamui. Se dovessi finire nei guai, ci penserò io a portarti in salvo, anche a costo della vita. Perché questo è il mio destino e tu lo sai bene. Adesso vi mostrerò la Terra, il suo futuro. E inoltre, Kamui, io vi mostrerò il vostro destino. Questa è Tokyo, il cuneo fondamentale che sostiene l'intero pianeta Terra. Infatti qui si trovano le barriere mistiche costruite artificialmente. La linea ferroviaria Yamanote è la barriera mistica che protegge la città. La ferrovia segue il disegno della mano del Buddha, con il palazzo imperiale al centro. Anche i grattacieli di Shinjuku sono pietre che formano una barriera mistica. Inoltre ci sono ovunque diverse basi che sorreggono il terreno. La forza sprigionata da tutte queste barriere mistiche è ciò che noi chiamiamo il drago del cielo. E poi invece c'è questo, il drago della terra. Una potenza che distrugge le barriere mistiche e provoca la rovina di questo mondo. Chi guida questa forza devastante sono persone chiamate i sette messaggeri. E le persone che li ostacoleranno a protezione del drago del cielo sono chiamate i sette sigilli. Il combattimento fra i draghi del cielo, cioè i sette sigilli, e i draghi della terra, cioè i sette messaggeri, segnerà la fine del mondo. Se i draghi del cielo perderanno contro i draghi della terra, questo nostro mondo verrà estinto. Questo è il futuro che ho veduto nel mio sogno. Adesso
Adesso ascoltatemi. Voi siete l'unica persona in grado di modificare questo futuro. Se vi metterete al comando dei sette sigilli, potrete portare questo mondo alla salvezza. Proprio io? Ormai dovreste esservi accorto dei vostri poteri. Voi siete la persona che possiede la chiave del futuro di questo mondo. Per questo vostra madre abbandonò Tokyo, portandovi via con sé, in attesa che foste cresciuto abbastanza per tornare. Infine morì compiendo il sacrificio dell'ombra, per liberarvi dalle maledizioni che a voi erano state rivolte e rendervi immuni all'avversità. Mi rendo conto che tutto quello che vi dico vi fa soffrire. Ad ogni modo, voi non dovete venire meno alla volontà di vostra madre. Questa volontà è esplicita nel nome che vi è stato dato. Kamui è il nome di una persona che prende il posto del Dio e dà prova di eguale forza e potenza. È colui che pratica la forza e la volontà del Dio al suo posto, per la salvezza del mondo.